Cicloturisti, cicloturisti, buon salve, benvenuti pure, ben ritrovati sul mio canale. Facciamo un po' di ordine, spostiamo un po' di cose, ecco, così magari va meglio. Allora, settimana di Black Friday, Cyber Monday, insomma, troppe robe, periodo intenso di acquisti per upgrade per la mia attrezzatura e per il canale e anche un po' di cosine da testare. In realtà non so neanche da dove partire, boh, partiamo da questo. Ho sentito molti dire che questo periodo di sconti online rispetto al passato è un po' peggiorato, nel senso che adesso c'è tipo un periodo di 10 giorni dove praticamente si condensa tutte le offerte. In realtà io sono rimasto molto soddisfatto da quelle che ho trovato, dagli sconti che c'erano online, soprattutto per le offerte del ciclismo, c'erano Gore, X-Bionic, ma anche per il mondo outdoor c'erano dei buoni sconti su Salomon, Salewa, Buff ad esempio, quindi c'erano delle cose, basta saperle trovare. E voi mi direte, ma come le trovo? Come facete a sapere di tutti questi sconti? Beh, basta iscriversi al mio canale Telegram, è gratuito, l'ho detto qua adesso il nome del mio canale, ma lo trovate anche in descrizione. Ciancia le bande, però noi siamo qua per unboxare, quindi unboxiamo, non serve neanche il taglierino per questa. Non mi ricordo che cos'è. Abbiamo una luce da bicicletta, Wotec Multifunction. Questa l'ho presa perché ultimamente anche sul canale, beh oddio, ultimamente, negli ultimi 2 anni di esistenza di questo canale ho pubblicato tanti video relativi alla luce di bicicletta e vorrei quindi iniziare a fare tutto un po' di confronti. Vale la pena acquistare una luce che può costare 100, magari anche più di 150 euro, oppure vanno bene comunque le fasce di media bassa gamma? Insomma, secondo l'utilizzo vorrei fare un po' di test. Andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro. E qua abbiamo la luce con il suo attacco, questo è quello posteriore per la luce rossa, cavo di ricarica USB micro USB, secondo cavo di ricarica USB micro USB, tacco a manubrio, ok. Tutte le luci in vendita online praticamente hanno tutte un attacco diverso. E poi abbiamo la luce vera e propria che, ok, costruzione in metallo, impermeabile, ovviamente ricaricabile via USB e ha anche l'output USB, quindi questa è molto interessante, può essere utile in quelle circostanze in cui dobbiamo ricaricare qualcosa al volo, no? Abbiamo il power bank, bene, questa sia una luce che un power bank. Proviamo ad accenderla. Non male, davvero niente male, carini anche questi leddini qua a lato che illuminano il bordo, molto bella, molto bella. Scusate, vi ho accecato, probabilmente non sto cercando di spegnerlo, ok, basta tenere premuto, no, non è vero, non ce la faccio, aiuto. Ho buttato via le istruzioni, ok, bastava fare doppio clic. Bella, bella, interessante, costa poco e come tutti gli altri prodotti che vedrete in questo video ve lo lascio qua sotto in descrizione. Bene, mettiamola da parte e possiamo finalmente utilizzare il taglierino per aprire questo pacco. Oh, queste, sì, queste non vedevo l'ora di averle. Sono un set di 3 calze della Danish Endurance, che è un brand che fa calze tendenzialmente, o comunque abbigliamento per la montagna. Io adesso che è inverno a Milano, qua fa veramente molto freddo, ho un problema, nel senso che ho sempre i piedi congelati. E quindi siccome questo set di 3 calze, 1, 2 e 3, in lana merino erano in offerta, beh, l'ho presa, a parte che sono perfette anche per fare trekking e dovrebbero essere costruite per tenere, oltre che il piede al caldo, anche per favorire in qualche modo la comodità. Quindi qua per esempio ha una costruzione un po' più rigida, qua, wow, il piede è molto molto morbido. Ok, insomma, niente, le devo provare, quindi perfette per andare in montagna, ma perfette anche per la vita di tutti i giorni e per me che sono freddoloso, queste le ho viste in offerta e le ho prese. Non l'ho pagate neanche tanto, non so Danish Endurance se sia costoso oppure economico come brand, ma poi mi piacevano, hanno dei colori bellissimi, quindi ecco, questo invece è lo scatolone più grande di tutti. Andiamoci dentro. Ok, beh, c'è un sacco di... Scusate, lo adoro, adoro le cose stupide e che scoppiano e fanno rumore. 2 cose qua dentro. Partiamo da questa che è un kit
per cucinare in campeggio. Mi sembra veramente super leggero. Eccolo qua. Retina che serve per contenere e non far andare in giro due pezzi per cucinare. Quindi questa è la ciotola. Ciotola, insomma, è un piatto. E questa diciamo che serve tendenzialmente per cucinare di più. Parti che si piegano, servono a occupare meno spazio. Questa si compatta, dentro ci si mette della capsula di gas, ci si mettono le posate che ho comprato ma non mi sono ancora arrivate. Qua c'è il piezo. Serve, una volta collegato alla bombola del gas, appunto per accendere il fuoco, e appunto ci si appoggia sopra la... pentola qua con l'acqua e ci si fa la pasta, ci si fa la carne. È costruito bene, poi è tutto pieghevole, insomma super sono fan delle cose compatte. Viaggiando in backpacking, ecco, questa è una cosa che ho dovuto imparare: compattare le cose, essere super minimali, non solo in quello che ci si porta, ma anche la propria attrezzatura deve essere per forza di cose compatte. Quindi questo è un bel prodottino, costava poco. Anche lì l'ho preso non solo con le offerte Black Friday, ma era anche tipo in offerta lampo, e quindi preso. Però adesso lo mettiamo da parte, anche... Va bene, la smetto con le cose che scoppiano. Oh, qua ce n'è un altro, vabbè. Insomma, lo mettiamo da parte, dopo passerò tutto il tempo a divertirmi. E qua dentro abbiamo un upgrade in realtà, che a livello di attrezzatura, per il canale. Perché qua dentro abbiamo una ring light RGB da 10 pollici. Che può ruotare i 360 gradi con anche il portatelefono. E non abbiate paura, non voglio diventare un TikToker. Questa mi servirà per illuminare un po' quest'area dove faccio le riprese, perché in realtà questa è la mia camera da letto. Ho la finestra che mi illumina, e tra l'altro posso registrare solo nel pomeriggio adesso che è inverno, perché non c'è luce se non in questa stanza. Ho una sola lampadina che farebbe diventare la stanza tutta gialla, e quindi ho detto prendo una luce, così la facciamo un po' più bella questa ripresa, ecco. Con il suo treppiedini, wow, in plastica, super cheap. Penso che questo si rompa dopo 3 secondi. Questo è il portatelefono con la sua clip per metterci il telefono. La testa sfera che si mette qui. Si blocca con questo, ha il suo telecomandino, molto bene, molto bene, e questo dovrebbe andare qui. Questo si mette qua, lo metto anche se non lo userò praticamente mai, e quelli che si fanno i video su TikTok a quanto pare li fanno così. Cavo lungo, lo attacco al mio power bank da viaggio di fiducia e vediamo che cosa succede. Wow, ok, ah, beh, funziona, arancione. Faccio vedere un po' anche a voi. Abbiamo il verde, verde acqua, viola, con diversi livelli di intensità luminosa. Molto bene, raga, adesso sono un vero youtuber. Spegniamo e la mettiamo qua da parte, insieme a tutte queste altre mille cose. Troppe robe, troppe robe. Questo pacchetto in realtà non ho capito bene da dove mi è arrivato, ma probabilmente era una spedizione che avevo fatto tanto tempo fa. Ok, sì, viene dalla Cina. E dentro abbiamo la classica cosa da Gearbest. Questo non mi ricordo se viene dalla Cina. Comunque è un ciclo computer Veloman, e voglio utilizzarlo per fare anche qua un video confronto, perché io è da ormai un anno, nel momento in cui sto registrando, che utilizzo BRN MyNavy, che è un ciclo computer di fascia media. Qua invece abbiamo un ciclo computer di fascia un po' più bassa, e voglio fare un po' di confronti a livello di comodità d'uso, a livello di utilizzo quotidiano, eccetera eccetera. Comunque è così. Abbiamo le istruzioni, l'attacco e il sensore, che è una delle cose che un po' mi fa detestare i ciclo computer col sensore. Quando ho preso l'altro non lo so, questi non mi sembra che hanno più senso. Comunque ci farò un video confronto, video test, video qualcosa. E vabbè, qua dentro abbiamo il chip del chip proveniente dalla Cina. Già fatto un casino. Molto bene, perché tu, Ciccio, devi essere rumoroso. Wow! Rumore fa rumore. Vabbè, è un caparello. Anche questo è obbligatorio per legge, sapevate. Ultima scatola, e se ben ricordo... Eh sì, dovrebbe esserci un'altra ring light della stessa marca, della stessa misura, con le stesse caratteristiche, e quindi vabbè, non me la sto ad aprire. Quindi queste per adesso sono le cose che mi sono arrivate durante questo periodo intenso
dove proprio esce il capitalismo fuori da tutti noi, ma dove esce anche la parte migliore di noi, quella di fare regali, no? Di donare. Cosa c'è di più bello di donare? E a proposito di fare regali, beh, questa è la mia maglietta da bikepacking, questa è Backpack Guy, che ho creato insieme ad Angela sul brand Bike Creative, fatta interamente in cotone bio tramite una filiera controllata che non sfrutta né i lavoratori né l'ambiente. E raga, è un tessuto fantastico, cioè è bellissimo averlo addosso ed è perfetta per i regali di Natale. Lo sapete tra l'altro che fino a Natale è scontata? Tra l'altro affrettatevi perché le spedizioni adesso c'è un po' classico caos di casino prenatalizio, quindi non è detto che arrivino prima di Natale. Just saying, io lo dico, poi non dite che non vi avevo avvisato. Comunque la trovate in descrizione insieme a tutte le altre bellissime cosine che ho messo qua di fianco e sembro disordinatissimo, cose che in realtà sono per davvero. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, siate delle brave persone, siamo anche sotto Natale. Attivate la campanella se non l'avete ancora attivata per ricevere una notifica ogni volta pubblicherò un nuovo video, e noi ci vediamo sempre qui su questo canale con un altro video. Buona pedalata a tutti ragazzi, ciao. No vabbè, comunque raga, questa è una, cioè una rivoluzione, posso fare degli studi fotografici qua dentro, cioè sono felicissimo. Thank you.